L'enigma irrisolto sarà con ogni probabilità Jonas Vingegaard sul gradino più alto del podio sui Campi Elisi domenica pomeriggio, dopo il pomeriggio o questo di oggi che sull'Otacam ha visto il successo proprio del danese della Jumbo Visma con un Pogacar che alla fine cede e concede l'onore delle armi, diciamo che il Tour de France ha un nuovo padrone. È vero che manca la cronometro, ma è anche vero che con ogni probabilità andiamo verso un epilogo scontato dopo i Pirenei che si chiudono proprio con il pomeriggio di oggi. Siamo oramai quasi addirittura d'arrivo, peraltro oggi è una giornata contrassegnata da un gesto bellissimo che probabilmente ci ricorderemo negli anni, tra il primo e il secondo, perché il secondo cade, il primo lo aspetta e poi si danno la mano. E non è una cosa di tutti i giorni, forse nel ciclismo un po' di più, ma negli altri sport non così frequente. Ne parleremo questa sera, ovviamente con voi, qualora lo vogliate, al 392-623-7060, WhatsApp, SMS, sulle nostre dirette Facebook, insomma, conoscete a memoria, lo faremo. Eccole qua, le dirette Facebook. Stasera di solito siamo in tre in studio, stasera siamo in due. Non ho neanche potuto tirar fuori, siamo rimasti in tre, l'avrei giocato, ma siamo rimasti in due. Insieme a me, l'ideatore della trasmissione, Luciano Rabottini. Ciao Luciano! Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Siamo in due perché abbiamo degli ospiti che ci terranno compagnia, di alta classe, che ci aiuteranno a commentare questa bellissima edizione del Tour de France. Assolutamente, vado in piattaforma perché saluto il direttore di Tutto Bici Web, Piero Augusto Stagi. Buonasera direttore, ben ritrovato. Buonasera a voi ragazzi, ben ritrovati. Grazie direttore. E poi come lo possiamo presentare? Dal fan club dei Pogacar? No, cioè qualcuno gli ha detto che Riccardo Magrini, ciao Ric. Ma perché? Ma guarda che c'è un clima... Ma te l'hanno scritto e poi da me? No, stasera c'è un clima troppo gioioso, il tour finisce a Parigi ragazzi, state calmi, dai, Ricca, state calmi. Siamo calmi. Oh, noi visto che siamo in due e visto che è un refrain che ci portiamo da tanto tempo e che è vero che la sfida è stata tra Vingegaard e Pogacar, però io mi permetterai il terzo... Certo. Tira fuori la foto, è bravo, è per forza. Lo tengo sempre con me perché a quest'uomo qui probabilmente andrebbe dedicato un santuario per quello che ha fatto oggi ma anche gli altri giorni, centinaia e centinaia di chilometri di fuga, di salite, di vittorie di tappa, di sprint, ha fatto qualsiasi cosa possibile e immaginabile, si è portato a casa la maglia verde, poteva portarsene a casa una maglieria intera. Potrebbe vincere anche la cronometro di sabato. Pensa te, ci è andato vicino. Giustamente il direttore in maglia verde, eccolo qua, col portachiave verde che lo assimila sempre più all'incredibile Hulk. Diventava verde e Van Aert praticamente lo è quasi diventato. Comunque ci potete scrivere, siamo a vostra disposizione. Adesso ci fermiamo perché Maurizio, giustamente, mi dice che questa è pur sempre l'anteprima. Io vengo un po' da qualche giorno di vacanza e poi ci tornerò da domani e quindi adesso sono un po' in clima un po' più gioioso rispetto al solito, mi sono dilungato come al solito. Ci fermiamo per un attimo, tra poco velo numero 21.
I need a bag, bruh. Send it to Cleveland. I'm making his dog like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort, this piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stemming, I'm 10'2. Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in the black whip. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. L'appuntamento è il numero 21, l'ultimo in colore giallo, studio giallo ovviamente, perché poi dalla settimana prossima torneremo alla nostra classica colorazione rosa, però era ovviamente un omaggio a un tour bellissimo, emozionante fino a oggi pomeriggio e probabilmente ci regalerà emozioni anche domani, dopodomani, fino alla passerella dei Campi Elisi. Direttore, vengo subito da te perché... io prima ho detto, ma insomma l'enigma è risolto, Vingegaard è il padrone del Tour de France e non so quanto giustamente, però Riccardo ha detto, attenzione, il Tour lo si vince a Parigi, nessun dubbio su questo, però credo che oramai i giochi siano fatti. No, i giochi sono fatti, poi Riccardo dice il vero, lo sappiamo, chi fa sport... e segue il ciclismo sa benissimo che ahimè ci sono i gatti neri, i gatti grigi, i gatti bianchi e quindi devi rimanere in equilibrio, no? Oggi abbiamo visto il momento che anche lì si è capito tutto, a un certo punto ha rischiato di cadere Vingegaard e invece ha corretto, ha governato la bicicletta e non è caduto. E Taddeo è caduto, cioè adesso, non è che adesso gli facciamo un processo, però forse ha commesso anche un errore maggiore Vingegaard, ma lì lascio la parola a Riccardo che è molto più tecnico di me e potrà sviluppare meglio questo tipo di argomento. Però la corsa, mi cito con una settimana fa ho detto, perché ho sentito parlare dopo la scoppola sul Col di Granon, no, ma adesso Taddeo attaccherà. Ragazzi, è lì scritto, grazie al cielo si scrive il nome, è una fotina. Però ho ricordato un po' a tutti che Vingegaard non è mai stato staccato da Pogacar, mai, mai. Anzi, è successo il contrario. È successo il contrario, perché Vingegaard ha fatto un tour l'anno scorso, la prima parte l'ha iniziata come spalla del capitano Primož Roglič, che è andato, è caduto, ha avuto problemi, e quindi dopo aver accumulato un distacco, ecco perché si è arrivato a 5 minuti,
ma da quando lui ha ricevuto il gallone di capitano, Vingegaard non ha mai perso la ruota di Pogacar. Pogacar a oggi non ha mai staccato una volta Vingegaard. È successo il contrario. Sul Mont Ventoux l'ha staccato, l'ha lasciato dietro, ha scollinato da solo e Pogacar è rientrato sul Mont Ventoux. Nella 17ª tappa dell'anno scorso a Luz Ardidène guadagna in volata 3 secondi. Il giorno successivo in volata guadagna 2 secondi. Nella cronometro finale di Saint-Emilion guadagna Vingegaard, arriva prima di Pogacar per 25 secondi. Quest'anno la storia la conosciamo. Crisi di fame clamorosa, perché gli butta nel cestino il tour Tadej Pogacar, che secondo me ce l'aveva veramente in pugno, perché aveva 38 secondi, se non ricordo male. E quindi sì. Vaglieli comunque a recuperare 38 secondi in salita a Pogacar. A quel punto avrebbe giocato sulla difensiva, ma... E invece commette degli errori grossolani, soprattutto un errore grossolano, che è quello di rispondere a tanti attacchi e non alimentarsi. Va in crisi di fame e sappiamo come è andata a finire. Da quel momento sono pari e patta fino ad oggi. Poi quanto ha influito oggi la caduta sul morale e il fisico di Taddeo non lo sappiamo, ce lo potrà dire solo lui chiaramente. Però Vingegaard ha vinto il tour e l'ha vinto meritatamente, in maniera, cioè, per manifesta superiorità, ahimè. E se me l'aveste chiesto alla vigilia di questo tour, vi avrei detto no, non è possibile. Avrei invitato tutti alla prudenza, perché Vingegaard, questo lo dicevo già all'inizio del tour, è un osso duro e partiva comunque mentalizzato quest'anno per fare. E adesso è un po' una situazione che si è già venuta a creare. L'ho letta sui libri, io da tifoso di Gimondi. Gimondi ha vissuto un momento particolare, la cronometro del Giro di Catalogna. Quel giorno lì cambia la carriera di Felice e quella di Eddy Merckx. Lui si rende conto, capisce perfettamente che Eddy Merckx ha qualcosa di più. E da quel momento in poi Gimondi vive praticamente 2 anni, non dico frastornato, ma quasi. Ragazzi, questa sconfitta... Cioè, l'equazione, direttore, Pogacar sta a Gimondi come Vingegaard sta a Merckx? La storia dirci chi sarà Merckx. Al momento... meglio di Merckx, perché comunque in 3 edizioni di tour, 2 primi e 1 secondo, neanche Eddy Merckx, ok? A 23 anni, sottolineo 23 anni. Però sarà la storia a dirci chi dei due diventerà Merckx. Dico solo che Pogacar non potrà più partecipare a un Tour de France dicendo faccio quello che voglio, perché questo va forte a cronometro. Questo va forte, come Riccardo ha più e più volte, sin dalla prima tappa, ricordato, guardate che è più scalatore Vingegaard di Tadej Pogacar, che Tadej Pogacar non ha lati deboli, perché è un super, è un pochino inferiore in salita a Vingegaard. Per il resto, se lo vediamo, lui volendo per una classica di un giorno con Vingegaard, basta che gli rimane attaccata alla ruota e lo batte in volata. Quindi si vincerebbe qualsiasi classica quando e come vuole, cosa che invece purtroppo Vingegaard deve staccarlo Tadej per vincere Lombardia, per vincere una Liegi. E invece Tadej può arrivare anche all'esame di riparazione della volata. Chiarissimo. Detto questo, in una corsa di 3 settimane, un Tour de France, Pogacar non ha più queste certezze e non credo, adesso ti diranno ma non era la stessa condizione, non ci credo, perché ribadisco, i segnali ce li ha dati l'anno scorso. Da Mettetour in poi Vingegaard non ha perso un centesimo da dei Pogacar, anzi viceversa. Al momento oggi non abbiamo ancora visto una volta Pogacar staccare Vingegaard.
Oh, Riccardo, io prendo proprio a prestito il concetto giustissimo del direttore Pier Augusto Staggi per chiederti se effettivamente, ne avevamo anche parlato 7 giorni fa, un ragazzo come Pogačar, che è sempre stato abituato a vincere, insomma, questa cosa del fatto di avere l'antagonista di fronte, un vero e proprio antagonista, che nei duelli uno contro uno, in fondo, soprattutto in salita, sono più le volte che ti batte lui e tu non ci riesci, può instillarti un dubbio anche rispetto alla tua forza? Sono stato chiaro, Dubbio secondo me non glielo instilla, ma gli ha dato una bella lezione comunque, perché una lezione che probabilmente gli ci voleva. Io credo che Pogačar a questo tour Pogačar abbia imparato tante cose e lo ha maturato, se non vuoi, per il futuro, perché dovrà essere anche più attento a fare le mosse come ha fatto in questo tour. Questo tour ha fatto un errore clamoroso, secondo me, che gli è costato il tour. Poi, secondo noi, secondo il mio pensiero modesto, sarebbe stato più bello se avesse perso meno e comunque fosse rimasto lì in lotta, perché magari, però ragazzi, più di così, io credo che un tour così bello, spettacolare, avvincente come è stato questa edizione, io ne ho fatti diversi di Tour de France, se non sbaglio 13 tutti, mi sembra 13 o 14, ma non mi ricordo una corsa così bella, così avvincente, proprio combattuta a singolar tenzone. Quando è partito anche oggi ha dimostrato la sua caparbietà. Da molto lontano. È partito da molto lontano, ma non ci dimentichiamo. Io oggi ho detto, non so se ho detto bene, poi il direttore è un mio, diciamo che potrebbe essere il mio writer, per come si dice oggi, perché mi segue e so che mi segue e quindi mi conosce anche nelle espressioni. Io ho detto una cosa oggi in discesa, per esempio, che ho notato questi corridori. In studio c'è un corridore della mia generazione, abbiamo fatto 5 anni in squadra insieme, quindi può dirmi se questa impressione era una impressione così o se magari è stata anche la sua impressione. In discesa sono attaccati come se fossero in pianura, però io ho detto, alzo le mani, perché probabilmente ho fatto un parallelismo con Valentino Rossi e il modo di affrontare le curve quando vinceva i campionati del mondo e le dava a tutti. Poi dopo sono arrivati i giovani, ha dovuto cambiare anche lui il modo di interpretare la curva. L'ho detta in maniera molto tecnica, però può darsi, perché io ho detto per me è un errore, però può darsi che questo tipo di corridori abbiano questo modo di correre, come per esempio oggi è partito Van Aert pronti via, io non ero d'accordo con la mia mentalità, certo. Però può darsi che sbaglio io, non è che io mi metto anche in discussione, perché poi dopo alla fine io alzo bandiera bianca e vincono loro, quindi, anche perché io, come ben sai, anche ti seguo molto attentamente, poi ti faccio vedere anche quanto attentamente. Però ieri effettivamente avete fatto un discorso partendo dal fatto che te hai visto a un certo punto Vingegaard da solo, in gruppo, sì, da solo, con tutti i compagni sparpagliati un po' a destra, un po' a sinistra, e sì, ed effettivamente è una cosa che anche a me, che non ho la vostra esperienza e la vostra età, risulta un po' complicata da capire subito, cioè una maglia che non è circondata dai compagni di squadra. Jacopo, il fatto di stare vicino al capitano è perché per evitare o per prevenire eventuali situazioni di emergenza. Quando gli è successo di cambiare la bicicletta, che andò in panico e vidi mettere
la bicicletta a disposizione di 1,75 m da uno di 1,90 m, cioè lì sono cose che ai tempi, l'abbiamo già detto questo discorso, perché Luciano aveva la bicicletta uguale come la mia, più o meno uguale a Van Imp, e Van Imp pretendeva che noi stessimo lì sempre vicino, perché nell'eventualità di un'emergenza eravamo pronti a rimediare. Cioè è una questione di prevenzione, non è una questione di regola, per forza deve essere così, ma credo che sia normale che se c'è una maglia gialla in casa perlomeno non l'attacchi. Cioè magari vai, per carità, puoi andare nella fuga perché hai un disegno tattico, sì, perché due uomini possono stare davanti, perché poi dopo possono servire, ok, ma proprio te che attacchi, cioè Van Aert che attacca pronti via, è stato lui, ha sbandierato e lui ha attaccato. Per me è una cosa assurda. Poi dopo ti dico, alzo bandiera bianca, dico avete ragione perché hanno vinto. Poi dopo ci sono anche gironi di ritorno, attenzione, perché la stagione è anche lunga e a volte, cioè, la borraccia non data, te ne dico un'altra sfumatura. Mi sembra che tu mi abbia risposto, direttore, a quella mia, perplessità, cioè Geraint Thomas voleva la borraccia da un massaggiatore della Jumbo Visma, tre massaggiatori gli hanno rifiutato. Quindi tu però mi hai risposto che è una questione di Covid, di prevenzione per il Covid. No, che ci sono i protocolli di tante squadre, me ne hanno parlato più di uno, e i ragazzi sono proprio mentalizzati, cazziati sostanzialmente, a non prendere, soprattutto neanche dai tifosi, cioè borracce per mille ragioni, sicurezza sanitaria e scherzetti, e quindi sono terrorizzati. Quindi, hai visto quante volte, te l'ho scritto non perché voglio fare il saputo, perché non lo sapevo neanch'io e l'ho chiesto. No, ma lì non si trattava di prendere uno spettatore, si trattava di prendere da uno dell'ambiente, cioè si è visto che Geraint Thomas era senza... Ad esempio, tra le più severe, però le squadre britanniche, la Ineos, sono severissime. Loro devono prendere solo e soltanto, e addirittura la questione delle pettorine colorate, che non si vedono ma ci sono perché sono in mezzo al pubblico, loro sanno, perché magari decidono, metti che siamo io e te ospiti di Ineos, ci danno due borracce, mettetevi, mettono la pettorina per farsi riconoscere, perché magari non è il massaggiatore, però possono prenderla da quello lì perché riconoscono la pettorina. Abbiamo visto uno oggi della Jumbo Visma che ha alzato anche le braccia perché l'ha data Kuss al volo, o forse era Kuss, che poi ha fatto così in segno di vittoria. Parte, se non hai visto, le squadre sono state veramente abbastanza decimate dal Covid in modo certo, però quella cosa che mi ha praticamente incuriosito è che tu hai detto bene, ci sono dei protocolli, ma era Geraint Thomas che cercava la borraccia, cioè aveva bisogno di bere e gliel'ha chiesta proprio a un'altra squadra. E quella cosa lì, dico vabbè, ok, ci sono protocolli, però si vedono dei gesti di sportività estrema come quello che abbiamo visto fra Vingegaard e Pogacar, e poi si vedono queste... È un ciclismo strano, difficile da capire. Guarda, io è vero che probabilmente Jacopo e Luciano non mi inviteranno più, perché tu sei un totem di questa trasmissione, sei un punto di riferimento. Generalmente nelle trasmissioni televisive, radiofoniche, comunque bisognerebbe fare un po' il contraltare. In questo caso non ce la faccio, perché sono veramente totalmente d'accordo con quanto tu hai raccontato in questi giorni. E anche sul tuo essere, non dico scandalizzato perché è eccessivo, però io trovo che questo tour sia stato un insieme di... Anomalo? Possiamo dire casino? Un casino organizzato? Sì, un casino organizzato. Che poi per noi fruitori, per noi appassionati, sia una delizia, ed è chiaro che tra il casino organizzato
e i giri vinti dal Team Sky, con tutto il rispetto, tutta la vita il casino organizzato. Casino organizzato, certo. Ci mancherebbe. Al grido di lotta dura senza paura, cioè Volta Van Aert tutta la vita. Però, se poi parliamo, lasciamo da parte il cuore e usiamo anche un pochino quei pochi neuroni che ci sono rimasti nel cervello, non serve essere Ferretti, Stanga, Boifava o i grandi tecnici, però porco cane, e sono state calpestate, e come dice Riccardo, poi vincono, gli va bene e portano a casa tutte le maglie e hanno avuto uno strapotere disarmante, stiamo zitti e ce ne andiamo a casa. Però dobbiamo anche dire che non si corre così in bicicletta. In ogni caso va bene così, quindi sono un po' confusionario, nel senso che sotto l'aspetto, diciamo, del dizionario e delle regole elementari del buon corridore forse non ci siamo, però va bene così. Abbiamo criticato per tanti anni le radioline, oggi non si parla più di radioline, no. Le radioline non ci sono più, ragazzi, non ci sono più, anzi telefonateli, perché a Wout van Aert secondo me sta pedalando ancora. Probabilmente sta facendo un po' di riscaldamento, sì, perché si sta preparando e poi comincia in notturna. Io però è bellissimo perché infatti guarda i distacchi, ma sono talmente squinternati che ci sono, a parte che anche il secondo ormai ha 3 minuti abbondanti, cioè, ma dal terzo in poi è un altro giro. Sì, sì. Geraint Thomas 8 minuti 11 minuti e 05. Godù, che abbiamo scoperto essere uno che quasi si stacca apposta per poi rientrare, cioè lui deve prendere tipo trampolino di lancio, deve prendere un po' di metri per poi ripartire. Nairo Quintana, ottimo quinto posto, 13.25, Mentis anche lui ottimo giro, 13.43, poi Vlasov, Bardet, Lutsenko, Adam Yates. Però io non ho ancora chiesto chi vince il tour. Non ti ho ancora chiesto se a te il casino organizzato ti piace? Certamente sì, dal punto di vista proprio del divertimento. Io mi sono divertito come un pazzo. E anche il direttore Riccardo, Luca Gregorio, insomma, gli amici dello sport sono divertiti tanto. Ma quanto è lontano, anche, e lo chiedo anche a te, questo casino organizzato dal tuo ciclismo, e se tutto sommato tiene un po' voglia di tornare a correre? No, diciamo così, che il nostro ciclismo probabilmente era un attimino più organizzato, perché eravamo anche dei poveracci rispetto a questo ciclismo. No, obiettivamente vediamo delle cose straordinarie in questo sport, che sta ridando soprattutto grande vitalità, grande interesse. Io vi dico, la mattina mi fermo sempre al mio solito bar a prendere il caffè, ma c'è un interesse anche da sì, gente comune, gente modesta, gente che di ciclismo obiettivamente non l'aveva mai seguito stamattina. Ma che succede oggi? Che succede? Ma tu sai cosa detto, cosa sarebbe successo. Però, direttore, secondo me tutto nasce perché poi la Jumbo ha dominato questo Tour de France. Con Riccardo la settimana scorsa l'avevamo anche sottolineato. Tutto nasce dal Tour di 2 anni fa. Questa vittoria di oggi nasce da una grande amarezza di questo team, che 2 anni fa ha dovuto cedere questa maglia gialla l'ultimo giorno a Pogačar. In questi 2 anni questo team ha fatto degli investimenti interessanti, importanti, quindi si sono presentati a questa edizione del Tour sapendo che c'era un grande favorito. Un po' tutti dicevano che il grande favorito di questa edizione del Tour sarebbe stato Pogačar. Io nella puntata del 30 giugno ho detto: questa edizione del Tour verrà vinto dalla Jumbo. Non lo vincerà Roglic, ma lo vincerà Vingegaard, perché Vingegaard, direttore, l'avevamo visto alla vigilia del Tour, specialmente al Delfinato, faceva il gregario, faceva l'uomo, ha fatto di tutto per far vincere il Delfinato a Roglic, ma Roglic non era, e secondo me nei piani di questo team non era l'uomo per il Tour de France. L'uomo del Tour de France l'avevano programmato, sono stati in muti, in silenzio, l'hanno portato a questa edizione. Come hai detto tu, direttore,
E già l'anno scorso Vingegaard l'aveva staccato Pogačar e questo era un segnale molto importante. E quest'anno non c'era mai stato il confronto, però a questa edizione del Tour sicuramente Vingegaard ha meritato questa vittoria, perché è stato colui che non si è mai fatto staccare dal numero uno al mondo del ciclismo, perché Pogačar sì, oggi esce sconfitto da questa edizione del Tour, ma secondo me è il corridore più forte al mondo, perché come hai sottolineato prima tu, Pogačar è un corridore che potrebbe vincere 3 mondiali, potrebbe vincere 2 Liegi, potrebbe vincere una Gent-Wevelgem, potrebbe vincere, può vincere di tutto e di più, però deve rifare i conti sul Tour, perché sul Tour ritornare a vincerlo, il Tour potrebbe rivincerlo, però ritengo pure che in questi anni ci sono team che stanno facendo dei grossi investimenti, perché sappiamo tutti che il grosso interesse di questo sport è il Tour de France. Prendi la Ineos, non pensiamo che la Ineos da qui in avanti non tornerà a vincere un Tour de France. Perché? Perché è un team che secondo me non si accontenta di un secondo posto a un giro, non si accontenta di un terzo posto al Tour de France. Quindi anche la Ineos da qui alle prossime stagioni sarà competitissima per ritornare a vincere un Tour. E poi potrebbe venire fuori un altro fenomeno giovanissimo, capito? Quindi il Tour da qui in avanti sarà interessantissimo seguirlo. È stata un'edizione veramente emozionante la scena di oggi tra questi due ragazzi che poi si sono aspettati, rimarranno nella storia non del ciclismo, quella è una scena che rimarrà nella storia dello sport. Quindi quando ha fatto bene anche vedere queste cose qui, quindi ci siamo emozionati tantissimo. Il grande pubblico del Tour de France sulle strade, ma soprattutto anche in televisione, perché io ritengo, e Riccardo ne può essere testimone, che questa edizione del Tour fino all'ultima pedalata regalerà delle grandissime emozioni. E ringraziamo appunto sti ragazzi, ringraziamo la Jumbo che l'ha distrutto questo Tour, se vogliamo anche tatticamente, ecco, però ci ha dato delle grandi emozioni, quindi veramente ci auguriamo che Parigi premia in maglia gialla questo ragazzo che è stato veramente fenomenale sia in bici che fuori. Qui lo vediamo. E soprattutto per Pogačar è una lezione anche per lui, per il team, perché anche il team come la UAE, che ha un grande talento del ciclismo, deve organizzarsi secondo me da qui in avanti meglio per affrontare una grande avventura come il Tour. La settimana scorsa con Riccardo io dicevo guarda Riccardo che settimana prossima Vingegaard lo stacca di nuovo Pogačar, perché direttore, secondo me le crisi degli atleti nei grandi giri difficilmente vengono digeriti poi alla fine dagli atleti, quindi quando tu sei andato in crisi hai avuto 2-3 giorni per riprenderti, hai avuto il giorno di riposo, però probabilmente quella crisi era un grande segnale di debolezza in quel momento dell'atleta, e oggi di nuovo si è dovuto staccare davanti alla qualità e alla classe di questo grande giovane Vingegaard, che effettivamente per fortuna che è venuto fuori, perché altrimenti saremmo qui a commentare un Tour de France con 7-8 minuti di vantaggio di Pogačar sul secondo. Quindi oggi, se siamo qui a commentare questa edizione, ci siamo emozionati e ci stiamo emozionando tuttora, e grazie a questo ragazzo, e grazie anche a un team che avranno corso male, avranno corso bene, però hanno investito molto per arrivare a questa vittoria, e io sono veramente contento per tutto quello che di bello ci ha fatto vedere. Oh, rispondiamo un po' di messaggi, l'ultimo in ordine di tempo, Giuseppe da Lanciano che ci scrive, insomma, anche se ha vinto 2 tour da questo imparerà molto Pogačar. Uliano che ci ha scritto, se ci fate caso, ha detto quando Vingegaard rischia di cadere, rischia perché pedala nel momento in cui piega a sinistra e rischia di toccare il pedale con
con il piede, la terra, vabbè, buonanotte, il pedale a terra, insomma stanno arrivando tanti messaggi, poi proveremo anche a rispondere a tutti, ne è arrivato un altro che ti riguarda proprio sull'incipit del tuo discorso, che avevi iniziato il tuo discorso molto complesso con, era un ciclismo dei poveracci. Maurizio, mi fai leggere il messaggio che è arrivato mentre... Ma poveracci, io ho definito... l'ho capito, me lo fai leggere Maurizio? Prima... Eccolo qua, bravo Luciano, eravate dei poveracci seguiti da altri poveracci, ma era bello. Questo era bello, ho detto poveracci, perché non c'erano gli investimenti sì, che ci sono nei... Sì, anche se la settimana scorsa Riccardo ha scoperto che prendevi più di lui. E c'è rimasto male. Sì. Credo che una settimana non gli sia bastata per smaltire la maretta. No, prendeva di più perché era il cocchino di Pieroni, capito? Ah. Direttore, la settimana scorsa ho detto che prendevo 850.000 lire al mese, primo stipendio da professionista. Okay. E c'è rimasto male Riccardo, perché lui ne prendeva 750, 800. Quando prendevi? 800. Vedi a che ciclismo eravamo, 50 direttore. 50.000 lire di differenza. Poi, direttore, ti volevo dire, l'analisi che ho fatto su questo tour. L'analisi che ho fatto su questo tour, dove ho sbagliato secondo te? No, non hai sbagliato, anzi hai detto che al di là della bellezza di questo tour, che siamo tutti allineati, la forza della Jumbo, hai ragione, mi piace il tuo riferimento alla sconfitta di 2 anni fa, che è da lì che parte tutto, ed è probabilmente così, hanno fatto una scelta anche magari dolorosa. Noi non parliamo di Primoz Roglic, ma Primoz Roglic è quella cosa lì, cioè è un campione. Ha dato, oramai è quello. Un cuore che ha perso delle occasioni, ha perso delle grandi occasioni, al Giro e al Tour. Hai detto anche una cosa, non voglio infierire, ma la condivido perché è successa anche a me e credo che sia successo a tutti. Ma anche questo non dovremmo solo noi pensarci, dovrebbero pensarci anche i diretti interessati. Hai detto, questo tour vado nel bar al mattino e mi fermano e si parla del tour. Ma guarda che noi non c'è, anzi io sono tornato dal Giro d'Italia dopo 3 settimane a Milano. E dei miei amici mi hanno detto, dove sei stato? Sono stato al Giro d'Italia. Ah, perché c'era il Giro d'Italia, che per me è una ferita al cuore. Perché dico, ma è possibile che... Cioè, è passata così, in silenzio. Il tour, nonostante io sia stato a casa, perché per tutto Bici Web è andato a Francesca Monzone, negli ultimi 10 giorni non hai idea delle persone che mi... Non è che mi fermano, però quando mi incontrano mi chiedono, ma ce la fa Pogacar, ma cosa gli è successo? Sanno tutto. Sì. Non è che devi frustare le persone per dire guarda che c'è il tour, è bello questo tour. Lo sceglie perché la gente lo percepisce. E quindi torniamo al punto di partenza. O si portano i corridori, o si portano gli interpreti, o se no noi possiamo organizzare qualsiasi cosa, ma poi quello è. Cioè, se vado a cantare io al posto di Pavarotti, possono anche, sì, vengono per ridere probabilmente. Viene Riccardo e dice, senti, spostati che canto io, e farebbe anche bene peraltro. Una cosa ci scrivo che non mi è piaciuta del tour, la UAE sia ieri che quando era in maglia gialla non lasciava andare le fughe, doveva essere più aperta, così a quest'ora francesi, spagnoli e italiani una tappa ciascuno l'avrebbero vinta. Speriamo in Ganna sabato. Luciano? Già che parla degli italiani, spagnoli e francesi, direttore, da queste 3 nazioni non sono arrivate vittorie. Quando il ciclismo era fondamentalmente italiano, spagnolo e francese, ma soprattutto il ciclismo italiano, ci si aspettava qualcosa in più, direttore? La tua domanda è pleonastica, cosa vuoi che ti dica? Io mi aspettavo qualcosa, ma intanto non dimentichiamoci che ci aspettavamo di partire con il botto, e invece il botto non c'è stato, perché Filippo ha fatto una buonissima prova,
Però non ha messo la maglia gialla. E poi comunque i francesi non hanno messo la maglia, non hanno vinto una tappa, però fino a io farei la firma essere francese, perché comunque sì, in classifica generale c'hanno David Goudou, l'uomo elastico, o Jean Pimain che è quarto e Romain Bardet che è ottavo. E senza pensare che così tanto per in zona c'è rimasto anche Valentin Madouas, che se non mi ricordo male è dodicesimo, quindi e Thibaut Pinot che è scarso in questo tour, comunque è decimo o quindicesimo, una roba così, scusami, sì, quindicesimo, no, scusami. Quindi pensa, sono qui nei 15, ne hanno 4. Gli spagnoli che hanno fatto la Movistar, ha fatto un tour veramente imbarazzante, però hanno Eric Mas che è lì undicesimo, e quindi grosso modo potenzialmente, nonostante non sia facile, perché Mas, se non mi ricordo, credo che abbia all'incirca un 4 minuti di distacco da Yates che è decimo, vado sempre a memoria, comunque prendetelo con beneficio di inventario. E quindi però forse se azzecca qualcosa può anche rientrare nei 10, e noi siamo naufragati. Cioè, la cosa che invito anche una riflessione, perché spesso magari il corridore, certo che dà fastidio essere criticati, però non è che critichiamo perché ci divertiamo, intanto ci divertiamo perché vediamo lo spettacolo, no? Come dice Riccardo, si critica, lui lo fa tutto il giorno e lo fa anche bene, ma non perché è cattivo, perché si valuta. Ci mancherebbe. Una delle squadre che è partito col botto e poi ha deluso clamorosamente è la Quick Step. Ok, siamo d'accordo. Nella Quick Step c'è Bagioli, sì, una fuga, qualcosina. Cioè, se non riesci a fare laddove, perché sai, tu dici: c'ho Julian Alaphilippe, c'ho un uomo classifica, sono bloccato. Ci sono dei corridori italiani che sono veramente bloccati. Togliamo Caruso, che è il poveraccio, è il primo grande giro che non porta a termine dopo 15 edizioni, ok? Però Caruso è sempre stato molto bloccato da giochi di squadra, da capitani, da interessi pubblici in privato. In questo caso Bagioli è un corridore invece che era un battitore libero come Mattia Cattaneo. Allora Mattia Cattaneo è andato incalando, però perlomeno metà tour si è fatto vedere, ha lottato e ci ha tenuto un po' alto l'orgoglio italico. Andrea è uno dei ragazzi che viene considerato più talentuoso, lo stiamo tutti aspettando. Questo è, cioè, cosa dobbiamo dire? Cioè, certo. Solo i corridori italiani hanno avuto il problema col Covid, solo i corridori italiani no, sarebbe ingiusto. Non è che dobbiamo nasconderci, perché se no allora Riccardo Magrini potrebbe dire che se non prendeva gli orecchioni diventava come Eddy Merckx, io potevo diventare come Magrini, Luciano Rabottini, poi se non gli veniva la pertosse non diventava come Beppe Saronni. Cioè, è così. Certo. Però direttore, certo. No, mi devo fermare. Aspetta. Mi devo fermare una perché battuta, sono una minuti, battuta solo al direttore. Fuori. Una battuta che ho fatto la settimana scorsa, però abbiamo capito in questo tour che il Pogacar ha la mia stessa DNA. Soffre il caldo questo ragazzo. E pensa che posso dirti, io lì non ho ancora preso una posizione definita, perché l'anno scorso c'era caldo, anche l'anno scorso, anche discreto, magari non così, ma come dice giustamente, ha raccontato più e più volte, e io anche lì ero assolutamente dalla parte di Riccardo, ma non perché devo, è il fratello maggiore quindi gli devo dare ragione, perché ragazzi, da che mondo è mondo, quando è morto Tommy Simpson, è morto sì per la simpamina, ma c'erano 40 gradi all'ombra e parliamo del 1969, cioè il tour si corre a luglio in estate e non è piacevolissimo correre. Certo, questo tour non è stato mai bagnato. Credo che abbiamo visto giornate nuvolose. Riccardo, tu forse la memoria migliore della mia. No, forse il primo giorno alla crono. Il primo giorno alla crono. Il primo giorno alla crono.
Esatto. Proprio l'unica tappa che ci serviva che fosse asciutta. Bravo, bravo Jacopo, hai ragione. Esatto, non mi ricordavo. L'unico giorno che ci sarebbe servito il sole. Va bene, io mi devo fermare. Però lì non ancora, diciamo che non sono ancora convinto che Taddeo soffra veramente il caldo. Mi devo fermare per la pubblicità, prima di andarci, poi leggiamo anche i messaggi, ce ne sono alcuni per Riccardo che poi gli giro. Maurizio in regia mi ha dato uno spunto che mi ha fatto fare una riflessione anche sarcastica. Ha detto, aggiungo io quello che mi ha dato come idea. I giornalisti prendono attualmente 850.000 lire. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. ...25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Seconda parte di Velo numero 21, rientriamo un po' con la discussione, facciamo un po' con il sorriso sulle labbra. Riccardo, io prima ti avevo detto che non sai quanto vi seguo attentamente. Oggi hai detto una cosa e mi hai fatto pensare
automaticamente, ho fatto un'associazione di idee. Lo vediamo? Poi capirai, eh. Cioè, da Marte c'è una coscia, sembra... c'è una coscia esagerata, sai. Quarto di bue. Guardi che cosce, guardi che precipiti. Questa qua per fortuna che non sa giocare a pallone, sennò risolverebbe le questioni di molte squadre. Io mi ricordo c'era un pattinatore, Hayden si chiamava, cioè, che aveva un quadricipite enorme. Il più grande calciatore tedesco. Al posto dei bicipiti c'è il marmo, cioè, abbiamo preso. Sì, quasi. Ecco, qua. Mi ha risuonato un po' quello, ho detto, quando ti ho sentito ho detto adesso gli vado a tirar fuori quella cosa. Poi il direttore ci si è messo con la confusione organizzata del 5-5-5, ma avremmo tirato fuori tutta l'intera pellicola dell'allenatore del pallone, sarebbe stata troppo lunga e troppo live. Che domanda volevi fare? No, una domanda a Riccardo. Riccardo, ma questo Van Aert del Tour non ti sembra un corridore che potrebbe ambire alle vittorie di un Tour de France, secondo te? È una domanda che rimbalza spesso, anche oggi me l'hanno fatta. Allora, in teoria, vedendo questo corridore che sta andando, secondo me, enorme, quello che ha fatto Van Aert qui e che farà, io l'ho messo, vi davo un'anteprima, io domani sono predictor nell'internazionale di Eurosport e ho detto Van Aert, quindi per me vince lui, anche se arriveremo in volata probabilmente. La ci cronometro saranno... chi lo vince poi? Lui, e poi vince anche a Parigi, quindi fa tutto. Poi fa il quadripleteri, come si dice. No, secondo me teoricamente ti viene da pensare, perché vederlo come ha fatto la salita oggi, come ha fatto le salite, come ha fatto il Mont Ventoux l'anno scorso, in teoria sì, però fare quello che sta facendo, quindi la maglia verde, poi i compiti un po' di battitore libero, è una cosa, e tu lo sai benissimo, Luciano. È un conto invece partire per fare la classifica, e la classifica, siccome più o meno si parla di questo periodo, con questa gente che c'è ora, e diventa difficile. Allora, ne vale la pena andare a cercare andare a fare la classifica per un corridore che può vincere le classiche, che può vincere campionati del mondo, che vince la maglia verde, che vince le tappe al Tour? La domanda io te la ribalto, ne varrebbe la pena? Non lo so, però sembra che ci sia un progetto interessante su questo corridore, potrebbe anche cambiare squadra, quindi penso che chi andrà a fare un contratto con questo corridore puntano soprattutto a una vittoria sul Tour. Ecco perché dico che il prossimo futuro, il Tour de France, sarà veramente interessantissimo, perché anche la Ineos, che in questi anni sta digerendo male questa edizione del Tour, potrebbe tirar fuori corridori che nel prossimo futuro potrebbero ambire a una vittoria. Quindi io penso che da qui ai prossimi anni vedremo un ciclismo rivoluzionato, molto interessante, soprattutto nelle prossime edizioni del Tour. Quindi sarà veramente un ciclismo effervescente da seguire con grande attenzione. Sempre su Eurosport, da seguire, sì. Sempre su Eurosport. Sempre. Riccardo, ti hanno fatto una domanda prima della pubblicità, un po' cattivella, da casa. Se a me? Se riesci a rispondere, sì. Ti hanno scritto, potete chiedere a Riccardo se secondo lui, al contrario, Pogacar avrebbe aspettato Vingegaard? Sì, avrebbe aspettato. Guarda, noi abbiamo preso un mezzo abbaglio oggi quando è successo a Vingegaard la stessa cosa. Cioè, non è caduto, però ci è andato vicino. E lui era già in posizione per partire dopo quella curva, cioè per rilanciare, non è che partiva. E ci ha tratto un po' in inganno, devo dire, sia io che Luca,
avevamo frainteso, poi fortunatamente ci sono venuti in aiuto tanti amici che ci scrivono, perché a casa c'è il replay e uno guarda, ce l'abbiamo anche noi il replay, però in quel momento non... Secondo me facciamo rivedere il momento in cui Vingegaard rischia di cadere. Qui guarda, lui è già pronto per riscattare, lui non si accorge nemmeno di quello che succede, non si è nemmeno voltato, aveva rilanciato e quindi non si era nemmeno accorto. Si vede bene da queste immagini, quindi mi scuso se qualcuno magari ha frainteso le frasi nostre, questo lo dico, perché lì per lì ci aveva tratto un po' in inganno, no? Ma fortunatamente noi abbiamo un sacco di amici in diretta che ci scrivono, e quindi che ci scrivono anche che Van Aert potrebbe vincere un tour, per rispondere un po' anche a quello che diceva Luciano, ma io credo che sia difficile. Mentre Ineos sì, ce l'avrà, i corridori, c'è Pitco, ci sono progetti, tanto deve rientrare Bernal e non sarà facile. Però quando tu mi dici, Luciano, bisogna attrezzare la UAE, non è facile, perché i corridori oggi i procuratori fanno i contratti di 3 anni, 4 anni. Cioè, Pogacar è blindato alla UE, sì, puoi anche farlo venire via, ci sono le clausole rescissorie, paghi una fraccata di milioni, tanto perché noi eravamo dei poveracci, non ci sarebbe... Non sarebbe successo fra di noi. No, ma Riccardo, eravamo poveracci, ma erano poveracci anche i leader. Non pensare e che i Moser, Saron insomma, Moser, Saron. No, semmai si può dire quanto avrebbero guadagnato i Saronni, i Baronchelli, i Battaglin, i Visentini. I Contini, i Rabottini, i Masciarelli, i Magrini, quello sicuro, quello si può fare. Io ero uno che minimo, se non mi davano 700.000 euro l'anno... Più, io ti avrei dato anche di più, Riccardo. Esatto, ma molto, molto di più. Oh, vi faccio fare un'altra risata. Per 10 anni. Com'è, direttore? Io ti avrei dato 10 anni. Ma anche 15 volendo. Oh, vi faccio fare vi strappo un sorriso, perché salirà sul podio con ogni probabilità Geraint Thomas, che oggi ha provato anche uno scatto, poi insomma è rimbalzato, ma i primi due erano veramente troppo forti. Ma Geraint Thomas, suo malgrado, indirettamente, è stato protagonista di un equivoco social che a me ha fatto divertire tantissimo, perché Geraint Thomas su Twitter è Geraint Thomas 86. Ora ci sono invece altri che si chiamano, c'è un ragazzo per esempio che si chiama Geraint Thomas, che è gallese come Geraint Thomas, che su Twitter, Riccardo sa di che cosa parlo, ha come nickname proprio Geraint Thomas, e tutto è partito da qui. Allora, c'è la gente che gli scrive buona fortuna, oggi io vivo in Francia, e lui dice, ma la gente mi scrive, andiamo sopra, continuiamo, perché a un certo punto anche il Tour de France sbaglia, dice Geraint Thomas e Tamal Poggi, che è Tadej Pogacar, e poi vedremo, sono tornati nel gruppo. E lui dice, è strano, io sono seduto dentro un coffee shop, e poi lancia l'hashtag I'm not the cyclist, cioè non sono il ciclista. Andiamo avanti, perché poi nel corso del tempo dice, ma perché non ti cambi gli occhiali? Ecco qua, questo è un meme, Geraint Thomas 86 e Twitter, con Twitter che guarda il Geraint Thomas falso, gli guarda il di dietro. E poi a un certo punto cominciano a scrivere, ma perché non ti cambi gli occhiali? E lui dice, ok, adesso li cambio, perché gli occhiali di... Geraint Thomas, non so, proprio all'ultimo grido, allora dice, ecco, va bene così, ok, va bene, siete contenti adesso? Andiamo avanti, perché poi ce ne sono tanti, giustamente, molti scrivono durante le tappe e menzionano Geraint Thomas. Ma saliamo sopra, perché a un certo punto, andiamo ancora avanti, a un certo punto, io vi ricordo che Pogacar su Twitter, da un po' oggi, ecco, fermiamoci qua, però c'è anche, come vedete,
la chiocciolina un ragazzo che si chiama Tadej Pogačar, e lui dice un caloroso benvenuto a Tadej Pogačar nel club delle mistificazioni. Ci vedremo giovedì per mangiare dei pretzel e piangere, perché Geraint Thomas e Tadej Pogačar esistono veramente, con lo stesso nome. E poi anche Twitter gli scrive: sta ricevendo un sacco di notifiche, vuoi mettere un filtro per controllare, per darti una mano? E lui scrive: saliamo sopra, questa è la mia vita, my life. Ecco qua, questo insomma, c'è anche chi l'ha vissuto in maniera incredibilmente da protagonista, ha ricevuto un sacco di like, un sacco di menzioni e tanti follower in più, pur senza fare assolutamente nulla, seduto semplicemente sul divano. Direttore, torno da te per chiederti, insomma, gli italiani non pervenuti, abbiamo detto i francesi molto meglio di noi, ma sta un po' cambiando la geografia del ciclismo adesso, al di là delle, abbiamo detto, le nuove scuole, l'Australia con Jay Hindley e quant'altro, però rimanendo nell'ambito europeo, uno sloveno e un danese che sono il numero uno e il numero due attualmente del ciclismo internazionale, qualcosa, un po' la geografia, pur rimanendo in Europa, si è spostata un po' più, ha lasciato i grandi paesi per andare su quelli un po' più piccoli. Beh, ma ormai, sai, con tutto il rispetto per un ciclismo che amo, perché data l'età, il ciclismo degli anni 70 e 80 per me è stata libidine assoluta, è stato un compagno di viaggio. Se io oggi faccio quello che faccio è perché quel ragazzino che ero si è abbeverato di un ciclismo che non c'è più, e ogni tanto, devo dirlo, mi fa anche sorridere, moserone, io ero moseriano, nonostante sia anche molto amico di Beppe, ma ero moseriano, però moseriano, cioè, ma i miei tempi, ma i tuoi tempi correvate, in 250 tutto l'anno erano quelli lì. Il Giro d'Italia si partiva in 130 corridori, e si conosceva tutti. Certo, si facevano tappe più lunghe, il calendario era meno affollato, un'attività, era molto più, non c'erano il casco, non c'erano occhiali, molto più identificativo, non male, ci sarebbero delle cose da tenere presente ancora oggi. Però è un ciclismo che non c'è più. Oggi è un ciclismo veramente mondializzato. 1200 corridori, squadre da 30 corridori. E l'Eritrea, noi abbiamo detto, cioè, abbiamo visto l'agilità, uno degli aspetti positivi, oltre a Matthew Van Der Poel, no, Bilal Girmay, che è un gran corridore. È un corridore che adesso torneremo a vedere, ad assaporare, sarà un protagonista per il campionato del mondo, di sicuro, quello è un talento, è un campione, e stanno crescendo. I danesi, tu dici, ma i danesi, al di là di Bjarne Riis, che abbiamo tutti conosciuto, e altri campioni, ma c'è una scuola, perché basta andare a vedere quanti corridori danesi, come vanno forti. E oggi è difficile, quindi, da un certo punto di vista, anche i nostri ragazzi hanno, diciamo, una scusante, perché non è facile. C'è esasperazione, c'è preparazione, si è alzata l'asticella a dismisura. Però dobbiamo comunque in ogni caso interrogarci. Dobbiamo interrogarci, soprattutto devono essere i nostri dirigenti a cercare di capire cosa va fatto, come va fatto. Ci deve essere una riforma del ciclismo giovanile. Stanno lavorando, mi sembra, discretamente bene in pista, però in strada ci sentivamo un po' con questo leitmotiv all'italiano, ma tanto gli italiani nelle difficoltà emergono sempre, ma tanto gli italiani con la loro genialità. No, bisogna mettersi lì e programmare, sennò devi sperare nella Madonna e in tutti i santi, che, come dice Riccardo, spesso e volentieri ci vuole che la mamma faccia un suo capolavoro e ti viene fuori un campione che non sai neanche da dove viene fuori, poi si prendono i meriti tutti, ma il merito non c'è se non della mamma e del papà, punto. Invece vogliamo programmare, come per il ciclismo danese, tanto per citare una nazione che in questo momento, o anche quello sloveno, ad esempio, non quello slovacco, cioè
che aveva un gran bel testimonial, però non sono riusciti a canalizzare il movimento dietro all'uomo locomotiva, sostanzialmente. Una bandiera come Peter Sagan, che è una, certo, che è una bandiera per il movimento tutto, ancora oggi. Però, quindi non è che siamo i soli. I francesi, con tanti, gli manca, non vincono il Tour dal 1985, da tempi di Bernardino. Però hanno il Julian Alaphilippe, che gli auguriamo, io in modo particolare, perché è un altro dei corridori che più amo, perché è spettacolare, perché è geniale, perché è un personaggio. Però i francesi ne hanno. E non è un caso che il Tour aiuti il movimento, non è un caso che la Francia abbia tutte le squadre che ha, di World Tour e non di World Tour. E quelle che non sono di World Tour, rendiamoci conto che l'Arkea c'ha Quintana, e Quintana è lì. Sì. Dobbiamo, loro, non, loro hanno la corsa più importante del mondo, però non si fanno problemi a invitare anche le professional. Loro non li fa proprio schifo. Gli danno una mano, e invece... Noi siamo noi, e se noi non siamo, stiamo attraversando un momento, purtroppo non lo stiamo attraversando in tanti campi, dalla politica all'economico, in tutti i campi. Quindi l'espressione sportiva e il ciclismo sta vivendo un momento di difficoltà, che non è solo un problema del ciclismo, il sistema calcio non è che sia messo meglio, eh. No. Ma anche in tutti i settori, noi siamo diventati sempre di più il famoso paese del magnana, cioè delle cose che si possono fare domani. Oh, Riccardo, concludo, visto che però in campo ciclistico noi abbiamo una pepita d'oro che si chiama Giro d'Italia, e io mi auguro che capiscano quanto prima che basta lucidarla, pulirla, non serve fare tanto di più. È già una bella cosa, eh? Non va inventata, c'è già. Riccardo, ti chiedono, c'è una domanda sul nostro Giulio, che oggi insomma ci ha provato, ha preso i punti per la maglia qua sul terz'ultimo Gran Premio della Montagna, sull'Obisque, ti chiedono che corridore è. Qualche minuto fa era arrivato un altro messaggio sempre su Giulio, che diceva: Giulio, una delusione a questo Tour. Ora vogliamo, adesso al di là del quando da casa scrivono Giulio una delusione, probabilmente c'è anche un po' di rammarico quando si scrive l'SMS, e probabilmente non tutto quello che si scrive lo si pensa, probabilmente anche frutto del fatto che molti di noi oggi si erano un po' illusi, però ti chiedono di inquadrare il tipo di ciclista che è. Ma sai, Giulio è andato al Tour de France con buonissime intenzioni, non per fare classifica, ma magari per cercare di animare delle tappe e magari anche vincerne una. Quindi di lì c'è la delusione, no? Uno si aspetta, ha un'aspettativa, e quindi dopo, se questa aspettativa viene mancata, viene fuori la delusione. Non la prenderei male in questo senso. Giulio è un corridore che l'abbiamo visto tantissime volte attaccare, anche oggi per esempio, era nella fuga, era là e tirava, ma stai buono, no? Cioè, sei nella fuga buona, mettiti lì, c'è l'obiettivo del campione della montagna, e fa la tua volata. Non occorre che tu faccia sempre quello che in più deve essere fatto. Poi probabilmente da questo Tour non era nemmeno in grandissime condizioni, ha avuto dei problemi, è stato male, ha avuto male di stomaco, insomma non era nella perfetta condizione. Come inquadrarlo non è facile, perché quest'anno pareva che fosse l'anno magico e poi invece i risultati ne ha fatti pochi. Se vinceva la maglia Poix, anche se non l'avrebbe vinta, ma se l'avesse vinta, l'ha vinta con tre salite. Se vuoi vincere la maglia Poix, Luciano è lì in studio con te, lo sa benissimo come ci si preparava per il Giro
Lucien Van Imp, che era il suo obiettivo primario prima della classifica, poi faceva anche la classifica, però la prima cosa era la maglia verde, a quei tempi era la maglia verde, ora è la maglia blu, però lui partiva con quell'idea lì. Allora, se tu c'hai un obiettivo, prenditi l'obiettivo che puoi anche raggiungere, perché lui è uno scalatore, non è che possiamo individuare un corridore, un cronoman, non è un cronoman, è uno scalatore, quindi c'hai una classifica prestigiosa, prova a vincerla. E secondo me lì, non lo so se io non ho dubbi sulla gestione Trek Segafredo, perché so quanto sia Luca Guercilena attento e quanto siano i direttori sportivi attenti a queste cose. Quindi, se vogliamo andare a guardare, è stato più deludente Mollema, se vogliamo andare a fare un parallelo, no, di quella squadra. Quindi difficile inquadrarlo, secondo me deve puntare più serenamente a un obiettivo, magari anche nascondendolo, non facendo troppi proclami, perché l'aveva fatto anche alla partenza di questo tour, e quindi è chiaro che poi dopo, se non mantieni al di là, al netto delle problematiche che ha avuto, che ce l'ha avute, purtroppo è così. Volevo solo dire una cosa sulle problematiche. Io, sapete che io do i premi, ne parlavamo prima fuori onda con il direttore. Nei premi c'è un premio che si dice non sono interessato, perché lo do sempre a corridori che non si vedono mai. Un anno l'ha vinto Pozzato, che l'ha rischiato perché l'ultimo giorno a Parigi c'era un gran premio alla montagna su un ponte lì dell'autostrada e andò a fare il traguardo della montagna, un punto, e lì rischiò molto, perché ha detto insomma, se va a prendermi quel punto lì il premio traballa, non sono interessato, è pura goliardia come tutti i miei premi. E quest'anno l'avevo dato a Felline. Felline mi ha scritto e mi ha detto: mi hanno detto che te avresti detto che io non c'ho voglia. No, ci siamo spiegati, e mi ha detto purtroppo, che poi è andato a casa anche ieri, si è ritirato, ha avuto un sacco di problemi, tosse, non Covid, ma tosse, bronchite, antibiotici dal Giro della Svizzera. E te capisci che devi fare affrontare delle fatiche come quelle del tour con gli antibiotici addosso, è chiaro che non hai un rendimento. Ma io dico, ma perché non ce lo dite? Si diceva prima col direttore, siamo talmente pochi che si fa la televisione, siamo due, fai due telefonate, giornalisti che seguono il ciclismo, ne fai 10? Direttore, 10? Fai 10 telefonate e dici: ragazzi, noi abbiamo questa situazione. Non è che deve essere una nota ufficiale o un qualcosa, certo, di ufficiale. Certo. Lo dici per farci anche... No, ma poi se hai dei rapporti, Riccardo, e ce li hai, perché ormai è una famiglia il ciclismo, grazie, certo, ma gli stessi corridori, in maniera anche informale, io con qualcuno lo fa, non faccio i nomi per riservatezza. Certo. Però che ti chiama e dice: oh, no, mi raccomando, non dir niente, non scriverlo, però c'è un dolore al sotto. Guarda, posso citarlo, uno di questi era Michele Scarponi, Tour de France, un problema al soprassella. Non scriverlo, perché è logico, perché non devono saperlo gli avversari che tu stai soffrendo, però tu quando fai un'analisi, certo, devi sapere che quello che sta facendo, poco o tanto, lo sta facendo. Quindi anche sulla questione di Giulio, che ha avuto dei problemi, e non faccio una colpa a Giulio, sia ben chiaro, è l'ultimo, però qualcuno che dica: cacchio, ha avuto, guardate che questo qua ha passato 3 giorni col mal di stomaco, che non ha dormito, ha passato più in bagno che in camera. Cioè, ma uno dopo inquadra la situazione, cioè, i corridori sono quasi 200, hanno 200 storie, 200 problematiche, cioè devi, è tuo interesse. La domanda, guarda, me ne fumo io, dico: ma scusate, ma gli uffici stampa? Cioè, cosa... Sì, anche per aiutare chi prova ad analizzare la prova di una squadra, di un corridore, di una corsa, è chiaro che
se io ovviamente prendo, faccio lo stesso lavoro molto, in maniera molto meno importante e molto meno fattiva del direttore, però insomma chi fa il nostro lavoro più informazioni ha e più quando è chiamato a fare un'analisi anche critica di un corridore, di un ciclista, di una prova sportiva, più informazioni ha e più riesce anche a capire quella prova se è condizionata da qualcosa che ne ha potuto che l'ha potuta insomma anche direttamente o indirettamente vabbè, buonanotte, avete capito, okay. Su Giulio, no, su Giulio anche io svelo in parte una cosa che proprio riguarda Giulio, non dico l'argomento però vi dico solo che campionato italiano, Giulio mi chiama e mi spiega una cosa. È stato fondamentale parlare con lui, non l'ho neanche cercato io perché non sapevo, ignoravo, invece lui intelligente chiama e dice guarda che è fondamentale. Quindi questo lo dico neanche tanto ai corridori che già corrono e c'hanno altre cose a cui pensare. E poi finita una corsa, cioè, o la gioia, vabbè, se c'è la gioia fai tutto, ma se c'è la delusione hai mille ragioni, comunque c'è la moglie, la fidanzata, i figli, ce n'è. E io dico, ci sono delle persone deputate a semplificare il lavoro di ognuno, che nel vostro team interesse e nel vostro interesse che venga fuori un'informazione il più possibile corretta. Poi il nostro dovere di giornalisti, noi tutti, riportarlo nella maniera corretta. Esatto. Bisogna collaborare. Tutti facciamo parte della stessa famiglia, siamo tutti seduti allo stesso tavolo. E invece ce lo significa sempre, anzi, addirittura ci sono degli uffici stampa che ormai credono che il giornalista è una controparte. Ma sì. portate le borracce e fate un'altra cosa. Serenamente. Assolutamente sì. Costi diversi. Beh, diciamo che sulla delusione del tifoso, giustamente un po' tutti, magari da questa prova di Giulio al Tour de France ci si aspettava qualcosina in più, ma soprattutto io me l'aspettavo soprattutto perché poi aveva corso le prime due settimane secondo me in modo abbastanza intelligente, a prescindere dai 2 o 3 giorni di malessere che c'è stato sull'atleta in questa edizione del Tour. Però vedevo che arrivava a 20 minuti, 25 minuti, 18 minuti, quindi secondo me pensavo che stesse preparando una terza settimana del Tour dove un po' le forze al vertice sarebbero un po' scese, lui potesse approfittare molto delle sue qualità di scalatore e sfruttare appunto queste ultime 2 o 3 tappe dove ci sarebbe stato un controllo anche maggiore. E sì, oggi l'abbiamo visto provare, come ha detto Riccardo, come sempre, sempre molto generoso, poi quando gli capita l'occasione, ha saputo anche gestirla male questa giornata, ma poi questa giornata sappiamo tutti com'è andata, c'è stato un discorso agonistico negli ultimi 25-30 chilometri che probabilmente gli uomini della fuga non avevano scampo, quindi noi ci auguriamo che da questo Tour anche Giulio possa prendere delle cose positive, capire che a volte ci si deve arrivare a certi appuntamenti con una concentrazione e una condizione di forma molto più accettabile. Quindi ci auguriamo che da qui in avanti anche le prove di Giulio siano molto più positive. Oh, intanto ci hanno scritto, forse avrebbe fatto meglio a puntare alla Vuelta, ma questo ovviamente nessuno può dirlo con certezza. Prima di salutare... Tanto alla Vuelta non c'è nessuno. Com'è? No, alla Vuelta tanto non c'è nessuno alla Vuelta. No. Ah. Ci sono, no. Guarda gli iscritti. Guarda gli iscritti. Cioè, fra un po' c'è più corridore alla Vuelta che al Tour. Perché c'è l'esame di riparazione lì, lo sapete, certo. No? Se Giulio avesse preso i 10 punti della penultima salita, la Jumbo domani gli avrebbe consentito di prendere i 3 punti necessari per scavalcare Vingegaard,
i sei ma in questo momento difficile da dire. Oh, visto che vi stiamo per salutare, però prima ci devi parlare, ci dovete parlare di un memorial te, Riccardo, però intanto mi fate salutare. Adesso avete parlato voi che insomma in bicicletta sì, eravate bravi, però insomma, direttore, insomma, eravamo Magrini dei poveracci, non era proprio la crema del ciclismo maschile. Invece qui abbiamo la crema del ciclismo femminile. Alessandra De Torre, ciao Alessandra. Ciao, buonasera a tutti. Direttore, ho detto bene? Saliamo di livello ciclisticamente parlando. Tanto mi fa piacere di vedere che era da un po' che non vedevo e che ha vinto un titolo mondiale, se non mi ricordo male, da ragazzina, juniores, mi sembra, no? Sì. Sono stata la prima a vincere un campionato del mondo. Mi ricordo bene, perché Tutto Bici nasce nel maggio del 95 e tu l'hai vinto, credo, nel 96. Nel 96. Quindi mi ricordo bene, è stata una delle prime cose che abbiamo scritto su... A parte che posso dire, io dal primo numero, non c'è un numero di Tutto Bici che non ci sia un articolo almeno sul ciclismo femminile, perché io sì, è vero, confermo. Li ho tutti. E rivendico due copertine dedicate a due regine del ciclismo femminile, Elisa Balsamo e Elisa Longoborghini. Quindi mi fa veramente molto piacere rivedere Alessandra. Anche a me, molto felice di essere qui. Oh, Alessandra, ti teniamo un secondo in attesa, perché Luciano, ci vorrei parlare di quale memorial? Ok, il 31 luglio a Spoleto, direttore Riccardo, così ci dai una mano, c'è il secondo memorial Francesco Cesarini. Certo. Un grande atleta, un personaggio che ci manca molto. Ho avuto modo in questi giorni di parlare con Paolo Razzi, il presidente appunto del BC Club Spoleto, ma soprattutto un grandissimo tifoso di Francesco, un ragazzo che nei nostri anni è stato veramente un corridore generosissimo, perché lui da dilettante era stato un grande talento, aveva vinto anche un Giro d'Italia per dilettanti, poi è passato professionismo, si è dedicato al lavoro di gregariato, l'ha sempre fatto con grande onestà, con grande maestria. Seconda edizione, è venuto a mancare appunto due anni fa, i tifosi e la città di Spoleto vogliono ricordare con tanto affetto questo grande personaggio umbro e mio compagno di squadra, addirittura mio compagno di camera per due stagioni. All'appello di Paolo Razzi non mi sono assolutamente tirato indietro, perché la figura di Cesare di Cesarini è stato importante negli anni 80, quindi nel nostro ciclismo. Riccardo, aiutami a ricordare un po' la figura di questo grande personaggio. Guarda, Francesco era... c'è una frase iconica di Francesco, e lo dico ogni tanto l'ho detta anche in trasmissione, ma i direttori sportivi avevano l'abitudine di dire tutti davanti, mi raccomando, davanti. E lui diceva: ma se tutti vanno davanti, dietro qualcuno ci dovrà accostare, no? E questo era il numero uno. Era buffissimo Francesco. Poi vabbè, aveva intrapreso anche lui, come te, un mestiere molto, molto difficile e duro, come un negozio di biciclette, di vendite. Era sempre molto attento a quello che succedeva nei giovani, era prodigo sempre di consigli, come fai te, insomma, dai, nel negozio ci capitano sempre i ragazzini. E quindi era veramente una persona dolce, brava, e effettivamente questa cosa sì, lo diremo, ci faremo presente anche noi, perché effettivamente Francesco, insomma, è sempre una figura, anche lui, insomma, se n'è andato prematuramente, questo ci dispiace. Assolutamente, appuntamento dunque il 31 luglio a Spoleto, assolutamente da non perdere, il secondo memorial dedicato proprio a Francesco
Cesarini, prima di salutare il direttore e Riccardo e ringraziarli per essere stati con noi, facendogli godere per l'ultima volta questo studio giallo che poi tornerà rosa, insomma, ve la potete godere altri, non so, un minuto. Ma una foto mi ha stupito oggi, tra Vingegaard e Pogacar, dici, quello che gli ha dato la mano. No, perché è la seconda volta che Pogacar, che sì, insomma, morde un po' il freno e va a complimentarsi, e questo sta sempre col telefono e praticamente sta parlando col premier danese, col re danese, perché che non si possa staccare un attimo. E Pogacar è contento di farlo, nonostante abbia perso. E anche l'altro giorno, al Col du Granon, quando Vingegaard gli prende la maglia gialla, e Pogacar va e gli va a fare i complimenti, e lui al telefono, non lo so, forse con i reali di Danimarca, che non si può staccare un attimo. Chi starà mai parlando? Con la moglie. Ho capito, con la moglie sta parlando, voglio dire. Caspita, basta dire, oh, guarda che qua c'è quello che ho battuto, un attimo che mi faccio dare i complimenti, e poi torniamo a parlare. Comunque va bene. Anche queste sono le cose belle che ci sono piaciute. Grazie direttore, grazie Riccardo, divertiti, insomma, divertitevi su Eurosport queste ultime... Domani a mezzogiorno e 50, come tutti i giorni, faremo... Domani a mezzogiorno e 50, adesso dopo la tirata d'orecchie l'altra volta... 55. Dopo la tirata d'orecchie l'altra volta, adesso ieri ho messo e non iniziava ancora, ho detto ma guarda questi quando iniziano? E adesso non posso fare più o meno di vedere il chilometro zero. Ti ringrazio direttore! Grazie direttore! Grazie! Ciao, buonasera! Ciao Alessandra! Ciao! Grazie, grazie Ciao. Direttore di tutto BCW Piero Augusto Stagi, grazie a Riccardo Magrini, ovviamente domani la tappa del Tour de France. Alessandra, posso prendere un gancio? Posso... tirare un gancio, posso insomma prendere la palla al balzo, perché domenica finiscono gli uomini e allo stesso posto iniziano le donne. Iniziano le donne. Stesso posto. Si fa al contrario, si finisce sulla super planche, ma si inizia da Parigi. Con le donne, esatto. Quindi ne vedremo delle belle, perché come è bello questo tour maschile, secondo me sarà molto bello anche quello femminile, visto il livello molto alto delle nostre azzurre, quindi faremo tifo sicuramente per loro. Noi ci dobbiamo fermare, resta lì, la pubblicità è poca, perché poi ci devi parlare di una cosa che tra poco ci sarà nel tuo paese, a Castelvecchio Calvisio in provincia dell'Aquila, tra poco. Venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale, per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Thank you.
Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Eccoci rientrati, ultima parte di Velo per questa sera. Torniamo da Alessandra Dettore. Alessandra, perché dopodomani, in realtà, sabato. A Castelvecchio Calvisio, cosa c'è? Cosa c'è? Il primo Memorial Vito Taccone, una gincana per i giovanissimi, organizzata dalla Bike Paving di Sulmona, quindi con il presidente Giovanni Salerno è nata questa collaborazione, che in realtà è un progetto già di tanti anni fa, quindi è cresciuto e piano piano è proprio il senso quello di invogliare più bimbi e bimbe possibili al ciclismo, capito? E quindi ecco, è una cosa molto carina, anche perché ecco, il presidente si è, diciamo così, innamorato di Castelvecchio, ha detto perché non farlo lì da te? Così facciamo vedere a questi bambini dove sei nata, no? La tua realtà, certo. Che per carità il nostro è un territorio stupendo, io guardo in su, vedo il Gran Sasso, guardo indietro, vedo la Maiella, mi giro con gli occhi e vedo la Rocca di Calascio, quindi uno scenario pazzesco, no? E, con qualche difficoltà, perché giustamente il paesino è piccolo, quindi ho sempre avuto bisogno di papà per gli spostamenti, però con la voglia e con la grinta sono riuscita insomma a fare qualche risultato. Ecco, secondo te c'è da parte di questi ragazzi molto piccoli, prima stavamo parlando delle difficoltà al Tour de France dei nostri italiani e che probabilmente ci sarebbe bisogno in generale di una visione un po' più a largo raggio, non aspettare che nasca il fenomeno. Ecco, secondo te in questo momento come siamo messi dal punto di vista dei giovanissimi? C'è interesse? Perché a questa età non si può che parlare solo ed esclusivamente di interesse per il mondo della bici. Beh, da giovanissimi l'unica cosa che bisogna fargli capire è giocare. Quindi poi in futuro possono diventare dei campioni o meno, per carità. È che la cosa bella è proprio quella di dargli autonomia, di fargli capire a un bambino da piccolino che è lui da solo, sta in bicicletta e quindi deve soffrire, deve vincere, deve gioire, deve aiutare un suo compagno in difficoltà, proprio come abbiamo visto oggi al Tour de France, e deve iniziare piano piano a farsi le ossa, no? Come si suol dire. I nostri professionisti forse adesso si è evoluto talmente tutto che sono un po' troppo viziati, azzardo questo termine.
La metti come col punto interrogativo finale, ma mi sembra che il punto interrogativo lo toglieresti, lo elideresti senza nessun problema. Sì, diciamo, vabbè, per carità, ci sta tutto che si è voluto tutto, sono giustamente molto coccolati questi professionisti, non è più il ciclismo di, come diceva Bottini, di tanti anni fa, no? Quando si prendevano 800.000 lire, adesso i prezzi sono un attimino aumentati. E comunque per la precisione lui ne prendeva 8,50 adesso... sì, però 350 euro erano. Ecco. No, per la precisione Alessandra, per essere precisi. E, però ripeto, io mi butto molto facilmente in questi eventi, anche perché anche gli anni scorsi sono riuscita, insieme a mio marito Aurelio, ma anche alle società che mi hanno appoggiato qui al paese, ad organizzare altri eventi. Quindi è proprio da qui che bisogna partire, proprio dai piccolini, e fargli capire che lo sport è bello e soprattutto che lo sport ti insegna tante cose. Alessandra, ascolta, io parlando un po' nell'ultimo periodo con Giovanni Salerno, ho notato che c'è molto entusiasmo nella tua presenza del team, perché la tua esperienza obiettivamente può essere d'aiuto a questi giovanissimi che vogliono intraprendere questa attività sportiva. Ma tu che tipo di esperienza stai avendo con questi ragazzi e quanto è importante oggi la tua esperienza nel dare a loro? Che tipo di lavoro stai facendo? So che ti stai impegnando molto, quindi mi auguro che tu possa avere sempre questo entusiasmo che appunto Giovanni mi dice che stai trasmettendo. Allora, in realtà io, devo essere sincera, sono un po' discontinua in questo, anche perché, ecco, tu sai benissimo che adesso io sono mamma di tre bimbi piccoli, io lavoro, quindi faccio i turni da carabiniere forestale, fino a poche ore fa stavo spegnendo un incendio, quindi purtroppo la mia vita giornaliera mi porta a non essere molto presente. Però ecco, con Giovanni ci confrontiamo tantissimo, ci mandiamo i messaggi veramente quasi tutti i giorni, perché lui, sia da me ma anche da mio marito Aurelio, che sai benissimo va in bicicletta, sì, ci chiede dei consigli, ma anche i consigli più sciocchi, capito? Dal, non so, da come andare in bicicletta, vestirsi, da come pedalare, da come mettere il piede, per farti un esempio. E io spero in seguito di essere molto più presente e di partire proprio con i bambini, di prendere questi bambini e di fargli fare il giro dell'isolato, per esempio. Anche perché purtroppo il tempo è poco, capito? Da mamma, certo, mi possono capire in tanto. Oh, Alessandra, allora, visto che tanto questa sera abbiamo messo tutto in piazza, ma Alessandra De Torre oggi, in questo movimento femminile che sta ovviamente esplodendo, non ti dico quanto guadagnerebbe, ma quanto varrebbe? Io? Sì. Di più, di più, di più, di più, dai, di più. Devo essere sincera, io i prezzi adesso proprio io non li so, perché insomma dal ciclismo femminile sono 8 anni che adesso non ne faccio più parte, quindi i prezzi che girano non li so, non li ho mai neanche chiesti. Però secondo me, dai, starei a metà classifica. Però diciamo, hai così la sensazione, un po' come accade spesso magari, sì, di aver sbagliato epoca, non per colpa di nessuno, ci mancherebbe, però fossi nata... forse sì, dai, adesso mi piacerebbe correre adesso, sì, ecco, domani partecipare al Tour de France, per esempio, mi sarebbe piaciuto partecipare adesso, non 10 anni fa. Alessandra, ma tu te l'aspettavi che questo movimento ciclistico femminile sarebbe cresciuto così tanto negli ultimi 10 anni? Tu hai vissuto un ciclismo femminile dove avete un po' sofferto anche la comunicazione. Abbiamo fatto un po' fatica, sì. La comunicazione non era attenta a tutto quello che di bello avete fatto. Invece negli ultimi 10 anni c'è stata questa esplosione. Ma tu te l'avresti aspettato, questo interesse? No.
Assolutamente no, anche perché adesso ci sono veramente tantissime giovani che vanno tutte forti, quindi è una bella grande generazione. A noi invece si andava forti, però eravamo sempre quelle. La nazionale era sempre composta da De Torre, Baccaille, Cantele, Bastianelli, Bronzini, insomma eravamo sempre quelle che più o meno giravamo e a rotazione si faceva qualche bel piazzamento, per carità. Poi vabbè, c'è da dire che abbiamo vinto anche tanti campionati del mondo, no? Due con Giorgia, uno con Tatiana Guderzo, poi con Marta, insomma i campionati del mondo sono stati vinti, poi durante l'anno si zoppicava un po', però adesso sono molto veramente fortissime queste ragazze. Io ho visto anche i campionati europei under 20 in pista, europei under 23 e junior, sono andate fortissimo, hanno vinto tutto penso, non so, titoli, medaglie, ed è molto bello vederle lì lottare con le più forti, quindi gli auguro veramente di ripetersi e di continuare a vincere così, in modo tale che questo movimento diventi sempre più importante, sempre più visibile ai social. Oh, Alessandra, ci dai l'appuntamento per dopodomani, intanto che rivediamo magari la locandina? Sì. Guarda, il nostro paese si sta preparando non solo per fare la gara, ma anche per accogliere giustamente gli accompagnatori, i genitori, per concludere la serata con un buffet, con gli arrosticini in piazza. Quindi questa è l'accoglienza del mio paese. Siamo abituati a fare così perché appunto per far divertire il bambino non solo in bicicletta, ma anche fuori dalla bicicletta. E noi ce la mettiamo tutta ovviamente, poi con Giovanni che ha una pazienza pazzesca, che gliela invidio tantissimo, e domani sera già starà qui a montare tutto comunque, quindi ci stiamo preparando al meglio. Oh, peraltro ho letto che ci sarà anche la possibilità per i ragazzi di conoscere ex ciclisti professionisti della nostra regione. Sì, diciamo che ho fatto un giro di chiamate, di telefonate, per carità, in molti sono occupati, però io l'invito l'ho lanciato, poi ecco, ognuno è libero, insomma, noi siamo qui, tutta la giornata del 23 siamo a Castelvecchio Calvisio, quindi chiunque voglia intervenire si divertirà con noi, tutto qua. Assolutamente. Manifestazione agonistica di ragazzi, però è la giusta occasione per venire anche in questo stupendo paese, Alessandra. Sì, ecco, ti ripeto, alle mie spalle c'è la Maiella, se alzo gli occhi c'è la Rocca di Calascio e dietro c'è Campo Imperatore con il Gran Sasso, quindi non so, che cosa ci può mancare? Niente, direi. Oh, vediamo i prossimi appuntamenti, visto che siamo in chiusura. Maurizio, allora, eccolo qua, il Memorial Vito Taccone, di cui ci ha parlato Alessandra fino a questo momento, dopodomani, a Castelvecchio Calvisio, provincia dell'Aquila. Poi, domenica, per sempre per i giovanissimi a Bussi sul Tirino, trofeo Stuccit 2022, e poi per gli juniores a Ripattoni il secondo Memorial dedicato a Mattia Lo Schiavo. Questi gli appuntamenti della federazione per questo fine settimana. Io saluto e ringrazio davvero tanto Alessandra Dettore. Alessandra, in bocca al lupo per dopodomani. Ovviamente. Grazie a voi e grazie ancora. Ci vediamo presto. Grazie a te. Speriamo di averti presto in studio, magari anche a commentare il tour femminile. Ti aspettiamo. Ti aspettiamo, Alessandra. Ci penso. Bravo, okay. Devo sistemare prima. Oh, noi qui la Maiella non ce l'abbiamo, non ci abbiamo il Gran Sasso. Io ho Simon Yates davanti, ce n'ho uno di lato, c'ho un Peter Sagan. Abbiamo il mare. Però tanta insomma, anche lì c'è tanta roba. C'è tanta roba. Grazie Alessandra, ciao. Ciao, buona serata. Ciao Alessandra. Ciao. Ci vediamo giovedì prossimo. Sì, ci vediamo giovedì prossimo e buonasera a tutti. Con un riassunto complessivo di quello che è successo. Poi peraltro hai avuto anche una grande idea per giovedì prossimo. Tra 7 giorni la scopriremo. Grazie a Maurizio Daguin, regia, grazie a voi che ci avete seguito. Ci vediamo tra una settimana. Godetevi le ultime tappe del Tour de France. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Buonanotte.